famiglie, benvenuti alla centesima puntata di Maurizio Crozza sulla sette. È agghiacciante. Signori miei, dispiace vedere applaudire il signor Maurizio Crozza, un comico, questo Crozza che è arrivato a 100 puntate. È agghiacciante, signori miei, e dispiace. Invece il signor Conte, che si è ancora fermo a 97 punti, io ho paura. Lo signori della giustizia sportiva non sanno quante scudette avendo la Juve, sanno tutte le puntate di Maurizio Crozza e non sanno quanti scudetti avendo la Juve. Qualcuno dice 30, chi 49, chi 16, secondo la questura sono 8, è agghiacciata. Per loro signori, la matematica per loro è un pignone, signori miei. Ho paura, si fa presto a dire 100 puntate, forse sono dentro anche le repliche, senza replica, non ci sono le repliche, 100 puntate sono vere, chapeau. Popolo delle meraviglie, Andrea Zalone, la Silvano Belfiore Band, 100 puntate! 100 puntate con Silvano Belfiore, con Andrea Zalone. Grazie, va bene, vi voglio bene. Abbiamo iniziato a fare questo programma qui 8 anni fa, era il 25 aprile del 2006. E lo studio era questo qua, solo che non avevamo tutto questo spazio, perché noi avevamo... la scenografia era il retro della scenografia di Gad Lerner. Allora, il nostro spazio all'epoca era questo. Cioè noi facevamo lo spettacolo da qui a lì. Immaginatevi voi messi lì. L'orchestra qui. 25 aprile, mentre tutti festeggiavano la liberazione dell'Italia, noi iniziavamo l'occupazione della Sette. 100 puntate, 8 anni, guardate che 8 anni sono tanti, e io mi ricordo che appena finita la seconda puntata mi domandavo, ma la terza di che cosa parliamo? E uno mi ha detto, ma cosa dici Mauri? Guarda che c'è Scaiola. Ma mi ha aperto un mondo. Oh, Scaiola. Ma ho detto, sì, ma con Scaiola fino a quanto arriviamo? Alla quarta, e dopo la quarta, e c'è Scaiola. E poi la quinta, c'è Scaiola. Oggi siamo alla centesima puntata. Secondo voi, con che cosa cominciamo? Con... Mr. Scaiola! Guarda l'espressione che ha qui. Sembra che stia pensando, mi sa che stavolta la finestra sul Colosseo me la danno con la grata. Dunque, Scaiola, sono 8 anni che mi dà da mangiare, ragazzi, veramente, io devo ringraziarlo. Claudio Scaiola, arrestato dai giudici antimafia di Reggio Calabria. Dunque, in questi anni, quante notizie abbiamo sentito assurde su Scaiola, no? Me lo fate vedere, ecco, voglio dire, ce n'è abbastanza per fare un canale tematico sul satellite. Scaiola. Dopo il fantastico successo di Rogiti Misteriosi e Compro Casa, ma non ditemelo, non perdetevi questa sera il nuovo incredibile programma Amore, questa sera mi sa che a casa non mi ci fanno tornare, solo su Scaiola.
tra l'altro la Ola è quella che fa il suo avvocato. Perché ragazzi, con un cliente così ti metti a posto lo studio per 30 anni. Dunque, questa volta pare, io non ci credo, cioè qualche volta con Scajola dei dubbi ammetto di vacillare, comunque io non ci credo, dicevo, pare che Scajola abbia favorito la latitanza di un suo collega di Forza Italia, l'ex onorevole Matacena. Matacena condannato in via definitiva a 5 anni per concorso in associazione mafiosa. Dunque avrebbe aiutato Matacena. Matacena. Sembra un nuovo ballo dell'estate. L'hanno beccato che aiutava Matacena, che non voleva 5 anni come pena, quindi favoriva la latitante Matacena. Oh, Matacena! Io la odio questa canzone qua, non la so. Ma proprio mi fa cagare, ma proprio non riesco neanche a farla scherzandoci sopra. Scusate amici a casa, proprio la Matacena è una roba tremenda. Ma neanche in prova riuscivo a farla. Non ci riuscivo, ho detto ragazzi, me la potete tagliare. No, no, falla Mauri, fa ridere. E infatti lo... A me non mi è mai piaciuta questa gente qua che fa così, una roba brutta, sono robe brutte. Dunque sembra che Scajola stesse aiutando Matacena a scappare in Libano. Anche Matacena? Ma vanno tutti in libero, quelli di Forza Italia in Libano, quelli di Forza Italia. Che cazzo c'è in Libano? Ma tutti quelli di Forza Italia vanno in Libano. Ma cosa c'è? Bassa stagione? Cosa stanno? Stanno fondando Forza Libano? Cos'è? No, ma scusate, ma fateci caso, sono tutti lì. L'avete... Dunque, a me fa ridere che nelle intercettazioni tra Scajola e la moglie di Matacena, dunque gli inquirenti dicono che parlavano in codice, ma non si capivano. Si vede che avevano due codici diversi, non lo so. Il lupo ha mangiato la pecora e lo scoiattolo deve lasciare la tana. Eh? No, dico, la tana, ci siamo capiti, lo scoiattolo che lascia la tana. Loredana, no, lo scoiattolo, portate via i coglioni, che vi ingabbiano. Non sappiamo cosa dire. Ora, guardate il codice segreto di Scajola, guarda che meraviglia che è, me lo fate vedere. Il paese comincia con la L, la capitale con la B. C'era Matacena calabrese, fa, minchia con la L, che cazzo sarà? Sarà l'Ungheria! Stiamo parlando dell'ex ministro degli interni! E poi il ministro delle infrastrutture che ci ha governato in questi anni. E io che avevo paura di non avere argomenti, ragazzi, 8 anni fa. No, ma non c'è solo lui, eh. E c'è anche la Lombardia che mi dà da mangiare da tanti anni. Facciamo un applauso anche alla Lombardia. Guarda qua, fatemi vedere l'articolo, scusa. Nuova Tangentopoli su Expo 2015, una nuova cupola gestiva gli appalti. Ieri ne hanno arrestati altri 7, non finisce mai. Questa volta hanno portato dentro, insieme al direttore che gestiva gli appalti dell'Expo, un ex DC, un ex UDC, un ex Forza Italia, un ex PC. Tutti ex. Ecco perché si chiama Expo. Che titolo hanno scelto? Qual è il tema dell'Expo? Nutrire il pianeta. Io così avrei intitolato Nutrire i partiti, mi sembrava più indicato. Ci sono tutti dentro, ragazzi, tutti. Sono le famose larghe intese. Allora, ci siamo intesi? Sì, sì. Voi, tutti intesi? Largamente. C'era una cupola che gestiva gli appalti. E pensare che l'Expo doveva essere la vetrina dell'Italia nel mondo, ma noi italiani no, non ci facciamo mancare niente, niente vetrine, ragioniamo in grande, facciamo cupole. Italia, facciamo cupole dai tempi di Brunelleschi, abbiamo sempre fatto cupole. Dalle prime indagini sembra che molte imprese del mattone siano coinvolte nello scandalo. Beh, d'altra parte noi italiani mettiamo insieme la parola vetrina con la parola mattone, per come siamo l'associazione immediata. E tra l'altro è anche a delinquere. Io pensavo
Scusate ragazzi, però io sono 8 anni che faccio questo programma e in ogni puntata ho parlato di gente arrestata. Guarda che sono grandi numeri, eh. Io mi chiedo, ma a parte noi, fuori da questo teatro, cioè c'è gente libera? No, ma... Perché, cioè... Non sembrano testi comici. Sembra un casellario giudiziario. Se domani andassi in visita a San Vittore, passando il cortile, no? I commenti sarebbero questi. Ciao Crozza! Ti ricordi di me? Puntata 21! Mauri, sono quello della puntata 56, secondo blocco, prima di Razzi! Crozza, ti ricordi di me? Io sono quello delle puntate 8, 12, 28 e 41! Ti seguo sempre! Sono recidivo! Li conosciamo tutti e tra l'altro la maggior parte li abbiamo anche votati. Tra i 7 arrestati di ieri, per l'Expo c'è anche un sottosegretario, l'ex senatore di Forza Italia, Luigi Grillo. Sono riuscito ad arrestarlo perché probabilmente per il Libano ieri c'erano i voli in overbooking e allora... Quando Berlusconi ha letto sulle agenzie arrestato Grillo... Lì per lì voleva festeggiare, voleva stappare un Viagra millesimato Gran Riserva, poi gliel'hanno spiegata bene, si è incupito e si è trombato Dudu. Comunque no, scherzo. No, è una battutaccia, brutta, scherzavo. Forza, no, che poi gli animalisti dicono, hai detto di Dudu, ma è una battuta, una follia, io qua sono pazzo. O comunque. Anche lui, sono anni che ogni giorno scoppia un bubone. Facciamo un altro applauso anche a lui che mi dà da mangiare da tanti anni. Grazie. Oh, mio figlio Pietrino ha 13 anni, da quando è nato non ha mai visto Berlusconi senza un processo. È come il telefono a gettoni. Mio figlio non l'ha mai visto. Berlusconi e gettoni non sa cosa siano. E oggi ha iniziato i servizi sociali. Certo che se solo 8 anni fa mi avessero detto che proprio il giorno della mia 100ª puntata Berlusconi avrebbe iniziato i servizi sociali e avrei fatto un programma quotidiano. Anzi no, 2 puntate al giorno, in 50 giorni ce lo saremmo tolto dalle balle. Stamattina a Cesano Boscone c'era la ressa, no? C'era pieno di giornalisti, non si erano mai visti così tanti giornalisti davanti a un centro per anziani, nemmeno quando è morta Liz Taylor. C'era una roba... Vi rendete conto come siamo messi però? Ve ne rendete conto? Nonostante tutto, quest'uomo qua è ancora l'ago della bilancia della politica italiana. Se vuoi fare qualcosa in Italia, devi trattare ancora con lui. Perché senza Berlusconi, Renzi è spacciato. E tutti in settimana, tutti si sono incazzati perché Amsic, il capitano del Napoli, ha parlato con Jenny Agarogna per mandare avanti la partita. Ma scusami, anche Napolitano ha detto non si tratta coi facinorosi. Ma mi scusi, signor Presidente, con viva e rispettosa elocubrazione. Ma Renzi, che deve trattare con Berlusconi, non è vagamente simile? Scusate, ragazzi, me lo fate? Scusate, aspetta. Ma vi fa più effetto Amsic con Genia a Carogna o Renzic con Silvio a vergogna? Cioè, ragazzi, io... Beh, ormai lo sapete, io sono un comico matto e come comico matto, come tutti i comici matti, ho delle visioni, no? E ve lo giuro, non assumo sostanze, ve lo giuro. Fatemi l'esame del capo, fate quello che cazzo volete. E la mia ultima visione da matto, quale sono, è stata questa qui. Care italiane, cari italiani, è con spenta e immota rassegnazione che il Presidente della Repubblica, dopo gli incresciosi fatti avvenuti a Roma durante la finale di Coppa Italia,
annunzia che la trattativa Stato-criminalità organizzata si è felicemente conclusa con la vittoria netta e schiacciante della seconda. No. Chi ha detto no? Il Paese non può arrendersi così, Presidente. Ma che ne sai tu? Che ne sai, corazziere uno? Hai voglia di spangere ottimismo? Hai voglia di credere in Renzi? Qui dobbiamo dare atto che non siamo capaci, oh! Quindi è ora di fare le valigie e di consegnare lo stivale a dei professionisti seri. Ma non può andarsene. Ma mica solo io, sai, corazziere, venite pure voi. Trattasi di ritirata con la coda tra le gambe. Lo turco! Eccomi, preside. Presto, lo turco, ce ne dobbiamo andare, prepara i bagagli. Ma perché, preside? Come perché? Ma non hai visto la partita? Sì che l'ho vista, ha vinto il Napoli. Come ha vinto il Napoli? Ma che individuo sei? Cosa puoi dire? Ha vinto il Napoli? Sì, doppietta di Insigne nel primo tempo e tiro spietato di Mertens al 92esimo. Scusate tanto, ma ha vinto il Napoli. Scusate tanto, è vero, il Napoli ha vinto e Mertens ha fatto un tiro spietato. Peccato però che prima ha perso l'Italia. Ma perché giocava pure l'Italia, presidente? Brutto cane di un avulso cane, randagio, avulso randagio, dalla realtà cane avulso. Che dici, che dici? L'Italia magari avesse giocato. L'Italia ha guardato, inebetita. Lo turco, svegliati, persdiana. Io sto parlando di Gennaro De Tommaso. Ma chi? Ma Genia Carogna? Ma che infamità, presidente, che cosa brutta. È stata una scena penosa. Per 5 anni non può più entrare in uno stadio. Una vergogna, presidente. Quello è un mito, quello comanda tutta la curva. Comanda tutta la curva? Eh sì, che stupido. È bravo lui. Sì, è bravo. Sì, è bravo. E che cos'è che ti piace di lui, lo turco? Ma mi piace, presidente, che quello basta che ti guarda e tu gli devi obbedire. Gli basta uno sguardo, e comanda tutta la curva. È un fenomeno, presidente. È un fenomeno. E sai che ti dico io, lo turco? Per la curva, secondo me, è sprecato. Io gli faccio comandare tutto il paese, lo turco. Sì, bellissima idea. Corassieri, andiamo. No, ma dove va, presidente? Ma come? Un attimo, ma io stavo soltanto chiedevo se lei ci poteva mettere una buona parola per Jenny. Ma lo turco, ma io ce ne metto 2 di buone parole. Lo turco, io ce ne metto 3 di buone parole. Tu rimani qui, aspetta Jenny a Carogna. E le mie 3 parole sono, prego, si accomodi. Corazzieri, andiamo. No, presidente, ma mi state lasciando qua solo a me. No, presidente. Non sono più capo della curva, sono capo del paese. Io qua devo stare al Quirinale. Al Quirinale, adesso sta al Quirinale, al Quirinale. Basta! Chi sa se va a scrivani? Ho sempre suonato, fa discorso da scrivani. Cari italiani, vi siete resi conto? Che cazzo di paese siamo? Ma che cazzo di paese? Grazie, ma c'è gente che soffre! E non tiene manco un cazzo di tozzo di pane! Chi ci ha fottuto non è stata la globalizzazione! Che c'è tanto futuro! Tanto futuro! Tanto futuro! Perché la politica non sa dare risposte? Risposte non le sa dare! Risposte non le sa dare! Basta come un bacarta! Perché tu, Stato, devi sempre fottere a me che sono del basso fondo? Perché tu fotti solo me? Perché? Dimmi perché!
non salta una banca, chi non salta una banca, Perché è stata fatta una roba senza un progetto politico? Ma ora ci sei tu, c'è Jenny! Oh, c'è Jenny, de tua carogna, ora si sogna, e ora si sogna! Calmi, io adesso lo cambio questo paese. Perché tutti si cacano sotto quando devono parlare con l'Europa? Volete vedere come ho ridotto la Merkel? Passeggeri! Oh, caffè! Mettelo lì! Ya, è a carogna! Hai fatto saltare un caffè! Tu non te devo permettere, hai capito? Bitta è a Jenny e carogna! Shhh, quando parla Jenny tu te sta zitta, hai capito? Calmo, non lo sapevo. Non lo sapevo. È vero che non lo sapevi, Merkel? Io. È vero. Merkel, è vero che ti impegni a diventare più elastica, Merkel? Io. Ja, è vero, eh? Sì, brava, Merkel. È vero che possiamo sforare stu cazzo di tetto d'un 3% tutte le volte che vogliamo, Merkellina, Merkellina? Io. Non ci caghi più un cazzo col pasto tatto di stabilità, stabilità. Che cazzo stabili? Io. È vero che il prossimo anno fai perdere il Bayern di Monaco contro Napoli? Così i ragazzi ci giocano una bella 500.000 sopra? Nein, cagogna, nein, nein. State calmi. Io parlo e tu obbedisci. Merkelina, mo vai a lavare le tende. Lavale bene, le devi stirare bene, se no, Merkel, guarda mando. Noi usciamo dall'euro. Ya, carogna, ya. Vai, sei dimagrita. Adesso che hai dimagrita, due colpi alla Merkel ce li dai pure. Colpi alla Merkel! Due colpi alla Merkel! Colpi alla Merkel! Dopo due colpi alla Merkel! Basta, ragazzi, ha sporcato telefono. Devo telefonare a Obama. Obama, ci hai rotto un cazzo. Gli F-35 non li compriamo. Pasquale, la Salerno-Reggio Calabria domani la devi finire. Ora voglio fare un discorso a reti unificate. Pronto, Jenny? Voglio fare un discorso di fine anno a maggio. Cari italiani, cari italiani due volte, adesso tutti quelli che stanno in Italia e che ci vogliono restare, ci devono dare la metà di quello che guadagnano. Noi vi proteggiamo, non vi facciamo perdere il lavoro, se state male vi curiamo, se andate in galera ci occupiamo dei vostri figli, ma facciamo 50-50. Perché io ci metto la faccia, tanto sappiamo tutti e due dove siamo e dove stiamo, perché se non pagate, sono stato sufficientemente chiaro. Udarebbe, Jenny! Che cazzo è? Jenny! È l'agenzia delle entrate. Che cazzo vogliono? Qua, Jenny, sono appena entrati 800 miliardi dai contribuenti. Buona! Abbiamo risanato il debito pubblico. Bravo, Jenny! Basta! Non ce l'abbiamo un po' un coro un po' più bello, un po' più innovativo? Io voglio cambiare verso, anche al coro dello stadio. Non è più tempo che ognuno canti a cazzo come vuole lui, di nota che vuole. Se dobbiamo cantare a cappella, dobbiamo farlo armonizzati, tipo i neri per caso. Venite qua!
Lo sai fare un cazzo di tegadè, tegadè? Guarda dietro quella porta, nella curva degli ultra. Se si giocano stasera, lo decido io. Jenny lo deciderà. Se mi chiamano Garonia, un motivo ci sarà. Ma può essere che all'Italia serve lui e mi mostra qua. E allora è un presentimento, forse un avvertimento. Certo che è un argomento che fa un poco spavento. Voglio fare le riforme con lo stile degli ultra. Chi lo fermo lo rallenta. L'ospedale finirà se continua che sta andando. Jenny, sai cosa ti fa? Ti bombarda come un razzo caricato di bamba. Poi ti dona un brutto corso sul mestiere di mamma. E così l'opposizione ogni legge voterà. Forse sarà un poco rudo, un poco brusco, vedi tu. Ma è così dalla palude, no, non usciremo più. Per fortuna abbiamo Jenny, forse non ci riuscirà. Nel paese dei tifosi certo un razzo servirà. Ferme tutto, ferme tutto. E basta con queste bombe carta. Voglio dire una cosa, ma non da Jenny, voglio dirla da Mauri. Perché se lo Stato è un po' lento, rischi che purtroppo poi vinca il violento. I neri per caso, grandi neri per caso, che sono venuti a giocare con noi. Grandi neri per caso. A tra poco con Briatore e Marchionne. Ciao! I neri per caso. Guardate questo ingresso, è l'entrata dell'Università Bocconi, la più famosa università italiana. Da qui è uscita tutta la nostra attuale classe dirigente. Paolo Scaroni, Corrado Passera, Marco Tronchetti Provera, Emma Marcegaglia, Alessandro Profumo, Fabrizio Saccomanni. Cioè praticamente tutti i nostri problemi sono usciti da lì. Non è vero, scherzo, vado sempre per paradossi. La Bocconi è un'eccellenza mondiale. Nel tempo ci hanno insegnato Luigi Einaudi, Giovanni Spadolini, Tito Boeri. Boeri, quel famoso economista che ha inventato i cioccolatini con liquore dentro. E poi ci ha insegnato anche Mario Monti. Teneva un corso di laurea seguitissimo. Il titolo del corso era un po' lungo e si chiamava Elementi di ma che cazzo mi è venuto in mente a me di fare il premier. Ecco. A parte tutto, io ho un figlio di 15 anni anche, perché io parlo sempre di Pietrino, vero Carla? Ma c'ho anche Pietrino a 13, ma c'ho anche Giovanni che ne ha 15. E lui mi ha detto che dopo il liceo gli piacerebbe molto andare alla Bocconi. Io sono tentato, anche se è un'università privata, e un po' costerebbe. E io sono di Genova.
pagare per studiare per me è inconcepibile. Io non l'ho mai fatto nemmeno gratis, cazzo, dovevo anche pagarci. Sembra una follia. Però mio figlio mi ha detto che ogni tanto invitano degli economisti di fama mondiale, no? Rifkin, Stiglitz, Fitoussi. Ecco, avete visto chi ha fatto lezione alla Bocconi questa settimana? Ve lo faccio vedere io. No. Lui. Senti. Mi metterei in una pizzeria da uscire. Fatemi capire un attimo, cioè praticamente ha detto che le start-up sono fuffa, che si diventa ricchi con le mance, quindi in nero, e che invece di studiare bisogna aprire una pizzeria. Belima, queste cose qua, ma aspetto che me le insegnino al riformatorio, non alla Bocconi. No, ma è colpa mia. È colpa mia. È colpa mia, sono io che non capisco. Lui non è un professore normale, lui è un professore da... Ma è da sogno. Ho una padella wok da sogno. Ho un set di stuzzicadenti in vetro resina da sogno. Ho un risciò da sogno. Ho uno di quei cani in porcellana che se cambia il tempo cambiano colore. Da sogno. Ho un DVD con un corso di Pilates da sogno. Ma quando vedo che mi viene il fiatone solo ad aprire la custodia, è un incubo. Chi è il manager del domani? Secondo Flavio Briatore. Io credo che ce l'ha anche detto, sì, agli studenti dell'Università, sì, della Bocciofila. No, Bocconi. Leggete Bocconi. La biografia di Donald Trump. Trump. Un Trump chiamato Desiderio. Non credo che sia quella, ma non io, importa. Sì. Io credo che l'università debba cambiare. Sì, deve cambiare. Io credo che deve, certo, fare una rivoluzione totale. Sì. Come quando la talpa è passata da Rai 2 a Italia 1. Vabbè, proprio... Non è che sia proprio l'esempio di una rivoluzione culturale. Però... Il cengio, sì, della mia lezione alla, sì, Beccone... E che se tu, sì, giovane che esci dall'università e fai, sì, una Star Trek, sei un perdente. Start-up, si chiama. Se invece apri una pizzeria, sei, sì, al top. Una pizzeria, sì. Quando tu agli studenti ci racconti che i camerieri lavorano, sì, per me, che prendono 5.000 euro solo di mance, infatti. Ecco, al giovane lì in mezzo viene, sì, un pensiero chiaro. Ah, quale? Ma allora studiare non serve a un cazzo. Ecco, ma scusi, però come fanno a guadagnare 5.000 euro di mance? Ci faccio vedere come? Eh sì, sarebbe bellissimo. Vuole vedere come? Sì, grazie, sì, sì. Sto facendo cosa? I provini per l'aspirante cameriere del Cipriano di Monte Carlo. Fai i provini? Ci faccio i provini. Ci vuole, sì, vedere i provini davanti, sì, a lei? Sì, vediamoli, bello. Entrate le aspiranti, vediamo, provini del Cipriano di provini Monte Carlo davanti a lei. Cosa hai in bocca? Va bene. Cortigione. Ma Maria Vittoria viene avanti. Viene avanti Maria Vittoria. Maria Vittoria. Qui già vedo. Cosa? Che siamo sulla strada giusta. Ah, bene, bene, bene. Il zio Tom Tom del Glam mi indirizza verso di te. Zio Tom Tom. Mai commesso un errore. Aia. Vediamo se lo scopri da sola. Oddio, veramente non saprei. Cioè, io ho anche il diploma dell'Accademia della Francesca dell'Era High School. Cos'è la Francesca dell'Era High School? High School. Ma cos'è? Ma non ci arrivi da sola. E non va bene. Non ci arrivi da sola. No. Ti sei depilato le gambe, sì, con la ceretta. Sì.
Vabbè, ma non... E non ci arrivi da sola! Ma qual è il problema? Scusa. Non hai capito che c'è il cliente del Cipriano di Monte Carlo si accorge Cipriani. Che non ti sei depilata con gli impulsi a raggi laser? Ma cosa stai dicendo? Io rischio il patatroc. Addirittura, il patatroc. Se non ci arrivi da sola che io rischio il patatroc. Mi scusi, passa? Boss. Ma infatti... Ti voglio dare una seconda chance. Ah, bravo, grazie, meno male. Sì, chance. Comunque. Hai una discoteca sì. nell'Interland di Varese. Come la arredi? Ah, beh, punto tutto sull'etnico. Per esempio, all'ingresso metto un rinoceronte in terracotta, grandezza naturale. Oh, stopati! Stopati! Io ti dico stopati! Ma perché? Ricordati sempre che l'arredo migliore di un locale è il capitale umano. Pensavo gli piacesse il rinoceronte. L'ho anche detto il designer, che l'ha progettato il milionaire. Designer, Philip Dado Stark. Ma non Dado, Philip... Cosa c'entra? Perché l'amiro arabo che entra nella tua discoteca e trovi il rinoceronte in terracotta non lo stai sorprendendo. Ma io pensavo non di lo sì, stai facendo vivere il suo sogno. E cosa deve... Ma se al posto dei tavolini ci metti una Samantha de Grenet. No, ma perché? O un Fabio Testi che stanno seduti a Carponi. Ma no. Capisci ma... che anche un gesto semplice come appoggiare un gin tonic sulla schiena della de Grenet fa raggiungere al locale un livello di glam mai sfiorati dall'umanità. Ma povera de Grenet. Mi dispiace Maria Vittoria. Ma non ci arrivi da sola! Non ci arrivi da sola! Sei fuori! Ma poverina! Io e i ragazzi della Boccaloni Bocconi. Ce l'ho detto chiaro. Bocconi. Non bisogna accontentarsi mai. No, se l'umanità non avesse avuto fame di progresso, sì. saremmo ancora fermi al Grande Fratello 2. Invece siamo già al 13. Ma quindi lei... Vieni avanti, Gaia. Vediamo, Gaia. Che riferimenti ha? Gaia! Grande Fratello. Io ti faccio un quizzo. Quiz, bisogna fermarsi prima, quiz. Tu stavi lavorando in una pizzeria. Sì. Stai lavorando. Stai sì. lavorando. Ho perso l'obbligatorio, non so più fare. Tu tornerà. Stai lavorando in una pizzeria. Sì. A mezzanotte arriva un cliente e ti chiede un calzone ai funghi. Vabbè. Cosa fai per avere la mancia? Sì. Mi prodigo affinché il calzone arrivi in fretta e nel frattempo gli offro un drink di benvenuto. Vabbè. E poi... E poi, appena pronto, gli porto il calzone. Ma che stoppati che ti dico! Ma che stoppati che ti dico! Ma perché? Non ne ha indovinato uno! Ma sei una pizzeria. Intanto ricordati che in pizzeria non è che ci devi dare il pomodoro o la mozzarella, ci devi dare l'esperienza di cavalcare il fashion del terzo millennio. Cos'è che ci devi dare in pizzeria? Ma scusa, tu nella pizzeria metti il forno? Metti il forno? Sì. Ma lo sai che il forno ce l'hanno tutti? Ma cosa ce l'aveva pure la vecchietta della favola di Mansell e Crackers? Ma tanto è Hansel e Gretel. Ma cosa dici? Mansell. Ma... Vabbè. Al cliente sì. ci devi far trovare sul pavimento sì. una pista che gira. E il calzone coi funghi deve diventare un evento. Un a un certo calzone. Punto vanno giù le luci, si accendono i laser ed entra un calzone di 2 metri. Ma perché? E dal calzone esce una Marisa Laurito. Ma poverina, ma perché? Che inizia a lanciare i funghi a Ezio Greggio. Ma perché Ezio perché Greggio? Perché c'ha la residenza lì. A Monte Carlo, va bene. Sì, ma non mica per altro, perché c'ha proprio la passione... Per le pizzerie di Monte Carlo. Va bene, va bene. È vero, Ezio, che stai a Monte Carlo proprio per le pizzerie. Ci piace la pizza di Monte Carlo. Lo so, vabbè, ma sono cose sue. E proprio mentre lui c'ha questa passione per le pizzerie, il DJ Angelo fa partire Moreno di Flavia Vento. Ma no, ma non... La lasciai la canzone? Ma no, ma... Non lasciai? Sentila. No, vabbè, ma non sentiamola, non è neanche... Adesso, per me, ci arrivi da sola che sei fuori. Vai, impara la canzone a memoria, Moreno, ti balla il Flavio Avento. Ma perché la canzone Moreno? Ma roba da matti, questi ragazzi non arriveranno mai in niente. Non importa. Vieni avanti Eleonora. Oh, vediamola. Sento che nell'aria si espande una vibrazione di glam del 7° grado della scala Alfonso Signorini. Perché c'è una scala... Vabbè. La vibrazione ha raggiunto la platea, la signora in prima fila ci è apparsa sul braccio una voglia a forma di Hogan. Ah, perché tra di voi vengono le voglie a forma di Hogan. Non voglio andare incontro a una delusione, ti faccio una domanda trabocchino. Trabocchetto. Da cosa capisci che un cliente ti darà più mancia? Per arrivare ad avere 5.000 euro di mancia al cliente, Eccola. Ci guardo negli occhi il riflesso che sbatte nello sguardo della ragazza più giovane con cui è arrivato. Ma è solo quando gli vedo il lampo di terrore nell'iride, perché ha visto che sta entrando la moglie, Aia. Che ci dico che per 5.000 euro
Lo faccio scappare dal retro. Io ti stoppo? Ma no. Ma è uno stoppo di approvazione. Ah, ecco, mi sembrava, L'ha vista l'Onora? Oh, bravissima, L'ha vista l'Onora? Che senso del business, che ci è arrivata da sola. Certo. Come diceva quel grande scrittore siciliano Luigi Prandelli. Pirandello. Uno nessuno su 100.000 ce la fa. Bravo alle nostre ragazze. Grazie a Gaia, Maria Vittoria e Eleonora, grazie. Vieni Eleonora, certo, grazie. Mi porti via questo, lo porto via io. A me piace traslocare. Meno male comunque, ragazzi, meno male che tra gli imprenditori italiani non c'è solo Briatore, anzi questa settimana il manager italiano che ha monopolizzato le prime pagine di tutti i giornali del mondo era un altro, era lui. Era Marchionne, no? Naturalmente, Sergio Marchionne mercoledì ha presentato il nuovo piano industriale della FCA, Fiat Chrysler Automobiles. È l'ottavo piano industriale che presenta in 9 anni. Praticamente Marchionne dirige l'azienda leader al mondo nella produzione di piani industriali. Ormai si stampano più piani industriali di Marchionne che elenchi del telefono. Ce ne sono così tante che te li ammucchiano nel portone. Ma che cazzo sono quelli? Sono i piani industriali di Marchionne. Però questa volta sono sicuro, il piano tiene. Marchionne ha solennemente promesso che entro il 2018 investe 55 miliardi, vende 7 milioni di auto e mette in busta paga 80 euro in più a tutti gli operai. Ah no, scusate, questa era dell'altro cazzaro. Vabbè, scusate. E nel frattempo... avete una parrucchella di Marchionne? Nel frattempo, 4-4, Marchionne ha spostato a Londra la direzione della Fiat. La nuova sede sarà a Londra. Ma non cambierà niente, a parte che da domani ci venderanno solo Panda con la guida a destra. Sarà tutto uguale. Però un po' mi dispiace. In fondo è ingiusto che un'industria automobilistica così importante lasci il suo paese. Forse a molti di voi non importerà, ma sappiate che per Detroit, cazzo, è un brutto colpo. Comunque... la parrucca di Marchionne ce l'abbiamo ancora, ecco appunto, cos'è che dice? Eccolo, oh, grazie, lei è Patrizia, un applauso alla dottoressa Patrizia, un applauso a tutti. Buonasera dottor Marchionne, buonasera dottor Marchionne, senta, lei allora è AD di Chrysler e di Fiat, no? E in quanto AD di Chrysler e di Fiat, stringi si può stringere un po' l'inquadratura. Sulla pancia, non è il cazzo di inquadratura. Vabbè. Non sembro Marchionne, è cambiata la No. Sembro un Bobby solo, vabbè. Che cazzo di parrucca hanno fatto? Vabbè, vai. No, stai benissimo. Aspetta, fammi entrare in Marchionne. Fammi entrare in Marchionne, dai. Allora, dottor Marchionne... Poi dicono che improvviso, perché io non devo improvvisare, dai. Va bene, dottor Marchionne, buonasera. Allora, dicevamo, lei... e a di, no? Di Chrysler e di Fiat. Cosa c'è? Cosa? Cosa? Lei ha di Chrysler e di Fiat. Cosa? No, lo dica piano Fiat. Cosa? Fiat, devo dirlo piano. Lei dica, ma non è stato di Chrysler? Magari lo dica con un colpo di tosse. Cosa? Fiat. Ma perché si vergogna se la presento come AD della Fiat? Some people hear me. Qualcuno potrebbe sentire? Ci sono delle volte a cena, no? Sì. Quando mi chiedono, Marchionne, di cosa si occupa? E dico, sono un geologo. Ma addirittura, ma perché? Vabbè, così non mi fanno, così possiamo passare una serata tranquilla. No, vabbè, ma non... Comunque non adesso ci chiamiamo FCA, no? FCA, infatti, che è l'abbreviazione di Fiat Chrysler Automobiles, giusto? No, è l'abbreviazione di Fosse come Audi. Eh? Come Fosse come Audi? Cioè, più ma che come... marchio è un desiderio, no? Ho capito, però... non deve essere così negativo. Lei, tra l'altro, ha anche presentato 8 piani industriali in 9 anni. No, la fermo subito. Lo so cosa mi sta per dire, perché non ha fatti 9 su 9, no? No, non stavo di questo. No. Shame on me. No? Si vergogna. Si parla italiano. È quella volta che non mi è venuto in mente niente, no? Vabbè, ma non importa. Sai cosa vuol dire 8 piani in 9 anni? Appunto, 2 milioni di slide. Sì, immagino. Un lavoraccio, no? Sì, brutti numeri. No, va bene. Non voglio che mi si dica grazie, no?
No, ma nessuno la ringrazia. Ma nemmeno che mi attacchi sopra il tettuccio della macchina la scritta taxi. Mm. A chi gliela attacchi? No, Landini mi fa gli scherzi. Ma no, allora non cominciamo. Landini, sono rimasto tutta la mattina a accompagnare gente in giro. No, ma Landini non fa gli scherzi. Però lei non può continuamente fare solo piani industriali, no? Ci vuole... E perché? Mi vengono da dire. Ho capito che le vengono da dire, però... Gliene faccio un al volo. No, ma non, no, guardi... Produrremo 25.000 lancia. La colpisce? Ma sì, ma non... 30.000, dico 30.000. Ma non... 10.000, 10.000 lancia, toh, crepi la marizia. Ma no, ma non ci... 100.000. Ma cosa dice? Vuole due nomi di modelli, la nuova 500X, sì. 500Y. Ma che... Quante sono le lettere dell'alfabeto? 26. Facciamo 26 tipi di 500. Ma no, ma stia... No, 15 no. miliardi di investimenti. Ma cosa sta dicendo? Salgo a 16 miliardi. No, ma... Scendo a 15 modelli, salgo a 16. No, così no. Non si offende nessuno. No, no, ma... Non... Ho fatto anche due alfa, lascio. Ma cosa guarda. Sta dicendo? Cosa fa? Senta cosa questa, dice? Senta questa. Ma non devo sentire. 30 nuovi modelli. Ho capito. 10 miliardi. Ha senso? No, non ha senso. Ma se non ha senso me lo dica subito che riprovo. Sono ma... un flusso. No, ho capito, ma non deve andare. Chiudo Murphy, rialpo 3 mini merengue. No, no. Lascio le serrande mezzo aperte tutte e due le parti. Ma cosa sta dicendo? Mi fermi no. quando c'è qualcosa che non la convince. No, guardi, sposto no. gli operai a Pomigliano a Mirafiori. Faccio ma la perché? Più grande comunità napoletana a Torino di tutti i tempi. Ma se le viene in mente qualcosa non si freni, siamo qui per ragionare insieme, it's a brainstorming. Ma che no? brainstorming? Si senta libero di sognare anche lei, no? Senta, io sì, mi sento libero, parliamo di cose serie però. Avete un debito mostruoso, si parla di 13,24 miliardi. Oh, non voglio che mi si ringrazi per quello. No, ma non vale nessuno la ringrazia. No, ma nemmeno che mi sostituisci il sedile riscaldato con la piastra elettrica per il toast. A chi? Sa cosa vuol dire guidare così? Per... Sì, lo capisco. 600 chilometri. È brutto. Però, dottor Marchionna, lei ha anche detto che in Italia nessuno verrà mandato a casa. It's no? true. Ah, sì, è vero. Sì, è vero. Non permetteremo che gli operai Fiat vadano a casa. Bene, benissimo. Metti che poi, quando tornano a casa, raccontano tutta la famiglia, faccio una brutta figura. No, vabbè. No, io... No, ma... Assolutamente. Sì? No, no. Vabbè. Senta, comunque, in borsa il vostro titolo ha subito un brutto tonfo. No, ha avuto un... La borsa non mi ha creduto. No, infatti. Gente sveglia quella lì. Ma appunto, quello è il problema che... Non li fotti, no? Sì, sì. Infatti, non... Però sono uscito a fregare i sindacati. Quasi tutti. La FIOM no, perché non li ha nemmeno invitati alla presentazione del piano. Non li ho invitati, quella della FIOM? No, perché no. L'ultima volta mi hanno chiamato. Sì? Mi hanno fatto quello scherzo brutto dell'ingorgo. Ma cos'è lo scherzo dell'ingorgo? Ma... No, non faccio finta di niente, queste sono voci che girano. No, ma non girano. Secondo me se ne vantano. Ma non fanno gli scherzi quelli della FIOM? Mi hanno sostituito i vetri della macchina con foto del traffico. Cosa? Avevo tutti i parabrezza, l'1.8, specchietti, ero sicuro di essere imbottigliato dal traffico. No, ma non... Guardi. C'erano quelle della FIOM fuori che ridevano e suonavano. Ma e io cosa dicevo, dice? Ma cosa suoni? Non vedi che c'ho un ingorgo davanti? Ma non fanno gli scherzi. E invece ero completamente solo sulla sila. Sì, ma... Provi a stare lei 8 ore ferma a suonare il clacson dentro la macchina col sole forte sudato in piena campagna. Dicevo, ma che ingorgo, c'è un ingorgo! Senta, però, ci spiega in breve che cosa farà di concreto per la Fiat? Le dico questa, Sì, però... Io non lascio che le cose accadano. Le faccio accadere. Non lascio i sogni fuori la porta perché la vera sfida... E creare un futuro migliore. Bella, Bellissima, bella, molto bella. Ma bella, bellissima. Dove l'ha presa? Era lo spot della Volkswagen. Ah. Andrea Zalone! Tra poco con Razzi! Tra poco con Razzi! Andrea Zalone!
Buonasera. Buonasera, senatore Razzi. Buonasera. Allora, onorevole Razzi, buonasera, vedo che è molto amato. Allora, onorevole Razzi, domenica è la festa della mamma. Quindi, vuole dire... Non credo. Sì, no, guardi, domenica è la festa della mamma. Questo... La mamma è bella, eh? Sì, questo... La mamma è bella e buona anche sì. Perché ti vuole bene, che ti cresce, bello, giusto, ti fa vedere le prime zizze gratis. No, ha rovinato tutto, no, 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 era... fin lì andava bene, sì. Io me la ricordo. Sì? Questa canzone di Cino La Titilla. La Titilla. Sono tutte belle le mamme d'Abruzzo. Sì, era del mondo, ma vabbè. Io canto sempre quando mi faccio tagliare le unghie dei piedi dal commesso del Senato. Così che... Canto mamma mia, vabbè, senta, però la mamma nella lui nostra... mi fa snap, snap, sì. E vabbè, guarda, è già un'immagine... tutte belle le mamme. È già un'immagine brutta, però tornando alla mamma, perché la mamma nella nostra società è importante, no? Questo credo anch'io, sì. La mamma è importante, esatto. Anche perché ti spiega le cose. Certo, giusto. Io quando ero piccolo che ci deve la chia mamma, sì. Che ci chiedevo cos'è il sole, mamma cosa sono i fiori, lei mi accarezzava e mi diceva figlio mio, fateli cazzi tua. E proprio è da lì, ricordavo. Che, sì, è da lì che parla. Proprio, però, anche perché... va bene. Va bene, senta, onorevole Razzi, cambiamo argomento, parlando invece di politica. Allora, Marina Berlusconi stavolta pare proprio sia la leader in pectore di Forza Italia. L'avrà letto, no? Che Marina, leader in pectore... Questo non credo. Sì, no, ma se, si parla, insomma, sui non giornali. Non credo che io questa lite con Ettore non ho visto. No, di persona. Anche perché ha Anna Marina Berlusconi, sì, solo Marina. E io lo conosco come donna buona e pacista, sì, ma anche che infatti nei figli prende sempre la posizione della missionaria, ma io ma credo... Ma non si... La pace è bella, La pace è bella, però anche se non ci vorrei... Io ho imparato questo 40 anni, che sono stato emigrante in Svizzera, che è paese neutro. Sì. Infatti neutrale. Anche non ti fa irritare la pelle. Ma no, che non c'entra niente, io, neutrale. Allora neutrale. Cerco di portare la pace nel mondo. Addirittura, sì. Io porto la pace nel mondo, sì, ma per mondo. Fare questo c'è bisogno di autostrade. Per la pace... Ma autostrade che partono da Pescara o da Teramo verso il monte. Ma guardi, non divaghi, torniamo invece a Marina Berlusconi. Secondo lei non è un errore legare la leadership di Forza Italia alla casata? Questo non credo. Vabbè, è un'opinione. No, anche perché Forza Italia sulla cazzata proprio ci cade. No, ma la... no, quello... Ma è quella che fanno gli elettori quando votano, quella del PD quando stavano al governo, sì. Mo quella dei servizi sociali. Ma non... Mi sento proprio di dire che finché c'è cazzata c'è Forza Italia. Ma è casata. Comunque, forse l'eventuale candidatura di Marina Berlusconi agli occhi dell'elettorato non può... No, no... Amico caro, te lo dico da Forza Italia, fatti i ragazzi tua, certo. Che sono tantissimi. Perfetto. Cosa c'è? Mi si è slanciata la scarpa. Va bene, no, ma non si no, perché sono mi inciampo. Sì, va bene, ma io sono piccolo. Vuoi lacciarmele tu la scarpa? No, guardi, magari dopo. Allaccio, no. Vai, fidati, hai paura di quelle cose. No. Ma... No, veramente... Amico caro. Sì, vabbè. Sì, a te che te ne fotte se ha forza, sì. Se ha forza, forza Italia la comanda la figlia, anzi vabbè. Bene. Fatti adottare da Berlusconi. Io? Ma non ci penso neanche. Ti presenti da Berlusconi e gli dici che sei figlio suo. Ma tanto sono 20 anni che fotta tutti quanti. No. Perché tua madre no? No, lasci stare, va. Povera mamma, no, sì. È la festa fidati della me, mamma. Fidati di me, no, ma ti dici che tua madre è rimasta gravida no. Guardando il discorso della discesa in campo nel 94. Ma non è credibile, non ci sono neanche come età. Gli dici che la gravidanza è durata 15 anni. Ma non guardi, non... Che avete la casa piccola e tua madre è stata costretta a tenerti dentro. Già, adesso, 15 anni. Damiretta, no, che a Berlusconi si commuove, ti regala un pezzo di Forza Italia e ti sgancia un po' di po'. Ma non mi interessa. Miretta, te lo dico d'amico, prendi tutto e fatti un partito tuo. Io, ma perché? Che poi lo passi a tuo figlio e al figlio ma di tuo figlio. Ma non funziona così. Alla quinta generazione il vitalizio se lo ritrovano nel DNA. Ho capito, però non... Fallo le analisi e invece del sangue esce... La grana. Mo' fammi una domanda con parole straniere così la mia donna delle pulizie è contenta. Ma che criterio è? Vabbè, senta... Onorevole Razzi, allora, la Thailandia è sconvolta
per la condanna del premier donna Sinawatra. Questo non credo. Sì, no, è ma non credo che Sinawatra. Sinawatra è bravo, eh? Sì, Sinawatra però è condannarlo mi sembra troppo. Magari che non ti piace, che magari ti vuoi vedere più Albano. Ma cosa stai dicendo? Magari ti piace più di Sinawatra. Ma anche perché anche la Lecciso sta sempre in minigonna, che da tutto il palco si vede tutto sotto. Ma non lasci stare. Non... Sinatra è bravo. A me piace, per esempio, quella canzone che faceva Stracci nelle nae. Ah, ma lei parla di Sinatra, invece... No, poi Sinatra aveva questi amici che facevano e noi da Svizzera giovani migranti lo imitavamo, ci mettevamo la brillantina nei peli dell'orecchia. No, vabbè, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Con la paglietta, poi andavamo in questi locali eleganti, tipo che hanno il bagno anche per gli handicapati. E io, per esempio, avevo Razzpack, che era anche 10 centimetri, 10 centimetri e 3. Vabbè, senta, comunque non è Sinatra, è Sinawatra. Guardi che Bangkok è sconvolta. Questo è vero, l'ho letto su Televideo. Ah, bravo, bravo, quindi ha letto di Bangkok. Sì, anche perché Bangkok, quando ho saputo che hanno arrestato Sinatra, si sono tagliate l'orecchio. Ma non faccia confusione con... Io sono stata anche al museo di Bangkok. Ma Bangkok? Ci sono queste signorine che ti fanno il massaggio e alla fine, se paghi, ti fanno vedere il girasole. Allora, no, senta, Bangkok, ma colpa mia, lasciamo perdere l'Asia. Lasciamola stare l'Asia. No, perché invece, guardi, senatore, che un altro terreno di scontro è la crisi ucraina. Secondo lei l'America dovrebbe inviare i Marines? Questo non credo. No, no. Io non credo che Valeria Marins ha dei problemi, c'ha già i problemi suoi. Valeria Marins. Si è appena separata, mandarla in Ucraina è troppo, anche per gli ucraini che hanno sofferto abbastanza. Ma non c'entra niente. Ha detto che non ha consumato il matrimonio, ma io l'ho vista bene, secondo me ha beccato qualcosina. Anche perché mi ricordo questo film con la Valeria Marins, che c'avevo la mortadella. Ma lasci stare, sono che proprio è un'usanza proprio abruzzese, che è un modo romantico per la donna dire al marito ti penso. Ma guardi, lasciamo perdere la Marini, parliamo di America. La Cina ha superato gli Stati Uniti come reddito medio pro capite. È un risultato importante per il premier cinese Xiaoping, giusto? Ci sta seguendo? Sì. Allora vorrei cantargli una canzone. Addirittura. Cavatevi dal palcoscenico. Noi ci caviamo molto volentieri. Di tutti per bravo, il pubblico che ha dato a ridere. Sì, 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 sì! Poco con Kessinger, il Kessinger della buonanotte. Mi raccomando, non mancate! Non mancate! Buonanotte e bentornati a Kessinger. Tecnologie del futuro. Esistono già le automobili che si guidano da sole? O semplicemente me l'hanno fottuta? Kessinger. Ma se un trans entra in trans, che minchia succede? Kessinger. È vero che l'inventore della cyclette l'ha progettata solo per poggiarci sopra i vestiti? Kessinger, insetti a Kessinger. Le formiche sono gli animali più organizzati del mondo? E se sì, è per questo che sanno sempre dove vado a fare il picnic? Kessinger, misteri del mondo omosessuale, ma l'arcigay è proprio uno tanto 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 gay? Quale parte del cervello ci spinge a spendere 700 euro di telefonino di ultimissima generazione e poi come suoneria mette il trillo del vecchio telefono e il click della vecchia macchina fotografica? È vero che tutte le persone logorroiche fanno tutti i tassisti? E infine, Kessinger, psicologia. Quando Freud voleva fare il simpatico, faceva le froiture? E infine, animali. Il gatto di Mao Zedong faceva Mao Kessinger! Ciao ragazzi! Venerdì prossimo, questa era la Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, i ballerini, i neri per caso, i cordi, la regia, tutti, grazie.